back in ETV. Benvenuti a tutti qui Balconi TV Trento, io sono Fabrizio, oggi trasmettiamo dalla terrazza del Burnout gestito dalla cooperativa Samuele nella splendida cornice del parco di Villa Sant'Ignazio. Siamo qui in compagnia degli Electric Circus che ci faranno ascoltare il loro brano Mangia Fumo. Buon ascolto. Wow ragazzi, bravi, complimenti, complimenti. Adesso aspettiamo Paolo, Electric Circus, signori. Paolo, presentaci il resto della band. Ciao a tutti, vi presento il resto della band. Alla mia destra c'è Paolo, al basso. Alla mia sinistra Giuliano, al sassofono. E Francesco, alla chitarra.
Allora Paolo, raccontaci un po' quello che è il vostro progetto Electric Circus, quindi chi siete, da dove venite, quando, perché, come, dove, tutto. Ok, allora brevemente, noi siamo nati circa 3 anni fa come trio, io, il bassista e il chitarrista, siamo tutti e 3 di Arco di Trento e abbiamo iniziato a provare a fare un po' di concertini, così nel tempo abbiamo inglobato vari artisti con brevi collaborazioni, tra cui Giuliano, e l'abbiamo accolto definitivamente nella nostra famiglia. E niente, quindi adesso siamo in quartetto e abbiamo da poco pubblicato un album, 24 settimi si chiama, e adesso è lì. E adesso Giuliano presenterà e spiegherà un attimo come approcciarsi all'album. Questa è la mossa numero 1. E poi penso che si debba aprire il disco e noterete al suo interno diversi oggetti, tra cui il CD, non male. E poi questo foglio di carta che ci è stato chiesto più volte di spiegare come si apre, quindi se puoi reggermi questo. Dunque, mossa numero 1 si solleva, poi si apre e c'è una foto, vero? C'è una foto? C'è una foto. Perfetto. Poi si lascia cadere la parte di sotto, E poi penultima mossa, si incomincia a intravedere qualcosina sotto, vedo non vedo, e poi tana! Wow. Ecco, questo è l'album, è il booklet, e all'interno del quale sono presenti tutte le opere degli artisti a cui abbiamo chiesto di dare una propria interpretazione artistica di ciascun brano che è presente nell'album. Qui potete vedere sulla destra l'opera di Meno, che ha fatto ascoltando il brano Electric Sirius. Sulla sinistra invece Coraggio il Topo, che ha fatto quest'opera ascoltando Mangiafumo, che abbiamo suonato prima. Nell'altra parte del booklet sono presenti le altre opere di Valentina Maestri, la fotografia, e Michele Cattani ha fatto la foto per il pezzo Fistful of Bombs. E dopo ci sono 2 poesie di Andrea Pedrotti e Alessandro Burbank, e poi il progetto di un gioiello che trovate sulla penna della chitarra di Francesco. No, vabbè, comunque la parte terminale della chitarra trovate il gioiello fatto da cos'è. Ecco. Sì, esatto, penna non era male alla fine, però. Comunque, complimenti ragazzi, state in questo progetto, avete inglobato tutta una serie di aspetti artistici, quindi complimenti. Infatti vi ringraziamo anche di aver portato le opere anche dal vivo qui sul terrazzo ad abbellire la postazione. Ragazzi, chi è che mi racconta un po' di quello che è stata l'esperienza in America? Perché uno dei brani che avete nell'album è stato registrato in America. Francesco, dici tu qualcosa? Sì, l'album contiene 8 brani, e di cui 7 sono stati registrati qui in Trentino a Riva del Garda al Metro Rec Studio con Marco Sirio Pivetti, che salutiamo, mentre l'ottavo è stato registrato durante un viaggio che abbiamo fatto negli Stati Uniti l'anno scorso, in cui abbiamo fatto 6 concerti insieme alla band Dirt Friends, di cui Paolo indossa la maglietta, e in più abbiamo registrato appunto questo pezzo che si intitola Mike nel Dust and Stone Studio di Tucson in Arizona, e niente, è stata un'esperienza molto figa. Very good. Ragazzi, dove possiamo trovarvi invece sul web? Visto che siete, in realtà siete un concentratore di diverse realtà artistiche, voglio dire. Quindi dove vi possiamo trovare? È lui quello social. Vai Paolo, social. Io sono quello social. E potete trovarci su Facebook, siamo presenti con la pagina appunto Electric Circus, e altrimenti su Bandcamp trovate tutta la nostra discografia, 24 settimi, l'album prima, Evoluzione, e alcuni live. E su YouTube abbiamo il nostro canale, su Spotify, anzi se volete seguirci ci fa piacere, e basta, no, su Instagram mettiamo delle foto anche. Siete dappertutto, bravi ragazzi, bravi. Beh, allora noi vi ringraziamo di essere venuti qui a trovarci.
Ringraziamo la cooperativa Samuele che ci ospita su questa terrazza splendida. Ringraziamo l'area che porta avanti questa iniziativa e la PPM. E che dire, vi invitiamo a seguire i nostri social, i nostri canali social di Balcony TV Trento e Balcony TV International. E vi salutiamo con il nostro consueto e amato Stay With Us. Back in ETV.